la polvere d'amianto che si lavorava su ogni nave veniva adoperato dalle 500 alle 1500 tonnellate di amianto e nessuno sapeva cos'era neanche l'amianto. Per noi l'amianto era solo polvere. Ogni gabina, no, di una nave passano sette tubi dove che portano acqua calda, vapore, eccetera. Insomma, sono sette tubi. Questi tubi vengono lavorati appunto con l'amianto, no? E di conseguenza, come si fa per lavorare? Tocca tagliarli. E come tu li tagli, lì viene fuori una polvere spaventosa. Quando noi eravamo in 100, in 120 persone, quei bentatori, capirai quanta polvere c'era. Ma non era solo noi che eravamo con bentatori. Noi lavoravamo 10 ore al giorno, attaccati sempre con l'amianto. Ma gli operai avevano la stessa polvere nostra, solo che loro magari andavano 5 minuti qua, 10 minuti là, e poi magari andavano giù in terra per far preparare i tubi, preparare altre cose, insomma, no, per la costruzione di questa barca. E noi eravamo i più soggetti, te l'ho detto che eravamo noi in 125, sono morti 121. L'amianto quando viene non è dannoso se rimane lì e non si muove, ma se viene manipolato, se viene toccato, produce una polvere finissima. Questa polvere rimane sospesa nell'aria. Chi è esposto alla polvere la inala, le fibre microscopiche di amianto si depositano nei polmoni e lì, dopo un certo numero di anni, producono degli effetti dannosi. Se noi vogliamo avere un'idea di cosa significa un mesotelioma della pleura, dobbiamo immaginare il polmone che è come un grande peperone. Con questo grande peperone è avvolto da una membrana sottile trasparente che è la pleura. Quando il tumore si sviluppa nella pleura, questa membrana, come abbiamo già detto, e diventa spessa spessa e forma un guscio che avvolge il polmone. In questa fotografia vediamo un polmone sezionato verticalmente, diviso in due metà, con un taglio verticale, e vediamo che il residuo di polmone che è rappresentato da questa parte scura, bruno scuro, e che dovrebbe essere il polmone avvolto da una membrana trasparente, invece che essere avvolto da una membrana trasparente, è avvolto da un guscio spesso, tutto questa striscia di tessuto biancastra, che lo strozza, lo avvolge completamente, lo infiltra e lo strozza. Mio marito è andato a lavorare a 18 anni Fincantieri e ha lavorato fino a ottobre del 94. Lui era già un anno che non stava bene, che si lamentava, però era una persona che quando gli parlavo di dottori non era facile entrare in questo discorso. 4 giorni dopo che era in pensione, una sera è venuto a casa, mi ha detto che ha un forte dolore sul lato destro. Allora che io mi sono spaventata perché quando lui diceva che è un dolore vuol dire che il dolore era forte. Ho telefonato in radiologia e una persona gli ha fatto subito un torace e da lì si è scoperto che aveva già un versamento pleurico. Nessuno ha diritto di far morire le persone in questa maniera. Per
per il lavoro, oltretutto. E io ho sempre detto che quando non ci sarà qualcosa, parlerò, non starò zitta, dovrò difenderlo in qualche maniera. E difatti, quando è morto, io e un'altra signora ci siamo organizzate porta a porta di andare a cercare altre persone che avevano lo stesso mio problema. Sono stato invitato dal Consorzio Culturale Monfalconese per scrivere un racconto sulla città. Io non sapevo nulla della situazione in Monfalcone. Come sono arrivato, ho invece incontrato questa realtà e me ne sono immediatamente occupato. Ho incontrato il professor Bianchi, sono andato nella sede poi dell'associazione Esposti Amianto. Ho parlato con una serie di persone, ho raccolto materiale, prima di tutto il libro Polvere di Alessandro Morena, e mi è apparsa in tutta la sua evidenza una situazione da un lato di emergenza sociale e dall'altro invece una storia di occultamento sistematico della verità. La storia dei processi per l'associazione è iniziata una decina di anni fa, quando un gruppo di familiari, di vedove e di figli hanno deciso di compiere un'azione molto importante, perché è stata tra l'altro un'azione con cui si è squarciato anche il velo dell'indifferenza, il velo anche della rassegnazione, del fatalismo che aveva avvolto un po' la storia dei morti per amianto. E queste persone hanno deciso di denunciare quei decessi alla Procura della Repubblica, sperando quindi in questo modo che venisse fatta giustizia per quelle che ritenevano delle morti ovviamente non casuali. Cerca di portare avanti, non solo per noi, ma per tutti, anche per voi che siete lì dentro. Sono passati oltre 10 anni dalle prime denunce depositate in procura a Gorizia e centinaia di fascicoli aperti per decessi causati dall'amianto, ma nulla o poco nulla ci sembra sia stato fatto per scoprire le responsabilità. A 10 anni dalle prime denunce e con centinaia di decessi siamo ancora nella fase preliminare. È un insulto a tutti noi. Abbiamo organizzato i sit-in sotto il Tribunale, sotto la Procura della Repubblica e continueremo ad organizzarli fin tanto che non avremo una risposta nei termini che riterremo più congrui. Quinta edizione di Amianto Mai Più. Quando la finiremo? Quante ne faremo ancora? Poche, poche qua. Poche. Poche qua, perché speriamo di farne altre in giro per l'Italia, perché il problema qua ormai si conosce, si straconosce. Più che di fare degli spettacoli per raccogliere del denaro, di fare qualcosa anche per dare un po' di eco a questa situazione. Noi siamo qui a parlare dell'amianto, noi siamo a Scavalcamontagne e abbiamo scoperto, andando in giro per l'Italia, che problemi di così ce ne sono tantissimi. Chiaramente questo è il più eclatante. Quando verrà fuori questo bene, anche gli altri verranno fuori. Ho conosciuto altri paesi in Toscana, in Puglia, che hanno lo stesso problema, certamente più piccolo, ma ne verranno fuori tanti. Certo si vive una situazione di stallo. L'amianto è veramente una distruzione. È veramente la fine, è veramente la morte. E quindi assolutamente io sono dalla vostra parte, dalla parte di chi soffre, come è giusto, e vi assicuro che per quanto potrò darò una mano. Oggi viviamo all'interno di un sistema dei media, dell'informazione,
anche in grado di comandare come fosse un mix, no? Su quali casi? Tutti sanno chi ha vinto l'Isola dei Famosi, tutti conoscono il caso di Cogne. Ma voglio dire, dal punto di vista dell'importanza sociale, non c'è proporzione tra decine di migliaia di informazioni e quello che sta succedendo a Monfalcone. È evidente che è un sistema informativo che è legato a degli interessi. Però è altrettanto evidente che noi dobbiamo imparare a usare il sistema informativo in maniera diversa, perché la gente conosca. E noi ne abbiamo gli strumenti. Io credo che il fatto che negli anni gli artisti che sono venuti a Monfalcone, che hanno conosciuto la situazione e poi vadano in giro tutti quanti a parlare di questa cosa, se ne scrive eccetera eccetera, io credo che sia un sistema da una parte come sacca di resistenza rispetto al mondo dell'informazione, dall'altro invece sia dirompente rispetto al fatto che comunque ne parli sempre, alla fine questa storia secondo me si conoscerà. È in gioco una sottovalutazione degli effetti, molte volte, specialmente in ambienti non medici, gli effetti dannosi di certe sostanze che vengono correntemente usate sono sottovalutati, un poco non ci si crede, si pensa che siano stati esagerati i pericoli e quindi c'è questa sottovalutazione che non riguarda solo l'amianto, ma riguarda un mucchio di altre sostanze o di altre situazioni, o di altri agenti fisici per esempio. Per esempio oggi c'è una notevole sottovalutazione degli effetti dei campi elettromagnetici. L'uso dei cellulari è un uso che, dai dati che abbiamo in questo momento, è altamente pericoloso perché produce un aumento di rischio di tumori del nervo acustico e di tumori cerebrali in genere, sia benigni che maligni. Questo lo si sa, ma non viene preso atto. Allora magari fra 10, 20 anni, 30 anni ci troveremo in una situazione come ci troviamo oggi con l'amianto e ci domanderemo ma come? Perché non si sapeva e invece si sapeva. Thank you.